Sono James Ellroy. Ho fuso il romanzo poliziesco e il romanzo storico con una spavalderia e una verve straordinarie. E ho riscritto buona parte della storia della mia città, Los Angeles, e della storia del mio paese, l'America, in modo del tutto personale. È una forma di megalomania benigna. James Ellroy, il più ambizioso forse di tutti gli scrittori americani, il meno conforme, il più inquietante, il più folle, l'unico che susciti tanto entusiasmo quanto odio. Chi è veramente il signore del thriller americano? Un provocatore nato? Un autentico reazionario? Un megalomane spesso sbruffone senza alcun limite? O forse un puro genio ossessionato dal lavoro, dal ritmo della frase, dal senso delle parole e dalla volontà di partorire un'opera che racconterà l'America come nessun altro ha mai fatto prima di lui? Los Angeles. L'opera e la storia personale di James Ellroy sono intimamente legati a questa città. È qui che è nato nel 1948. È qui che vive oggi, non lontano da West Hollywood. Nel caso di Ellroy, l'opera romanzesca è nata dagli scossoni di un'esistenza non sempre tranquilla. Ma durante l'adolescenza tutto si è capovolto e James Ellroy, anziché trasformarsi in un malvivente, è diventato uno scrittore. Bella catapecchia, eh? Dove siamo esattamente, James? Questo è Hancock Park. Ero un bambino poverissimo quando sono arrivato in questo quartiere. Se guardi in fondo alla strada, dall'altra parte, c'è una casa a stile Tudor dove viveva una ragazzina, Julie Smith. Aveva un accesso per gli animali nella porta della cucina. Molti ce l'avevano, in modo che i cani e i gatti potessero uscire in giardino. Io ci infilavo il braccio, aprivo la serratura ed entravo. Era molto semplice. Rubavo biancheria intima, farmaci dall'armadietto delle medicine, liquori, ma non ho mai rubato nulla di importante e non si sono mai accorti di nulla. Ero molto, molto attento. Quindi non eri un ladro? Non ero un ladro, ero un piccolo, schifoso scassinatore che infrangeva la legge. Ero ossessionato dal sesso e avevo paura delle ragazze. Le donne. Un'ossessione per James Ellroy, ma anche una delle chiavi più importanti della sua opera. È attraverso le donne, infatti, che Ellroy rivisita la storia degli Stati Uniti. Al primo posto fra loro sua madre, Jean Hilliker, assassinata il 22 giugno 1958 e il cui assassino non è mai stato trovato. Su di lei ha scritto due grandi libri, I miei luoghi oscuri e, 14 anni più tardi, Caccia alle donne. Una delle chiavi di lettura di tutte le sue opere è quella che ha chiamato la maledizione Hilliker. Cosa accade esattamente nella zona di El Monte nel 1958? Avevo appena compiuto 10 anni. Mia madre ci aveva fatto trasferire in periferia, nell'orribile periferia di El Monte, a 20 chilometri a est dal centro di Los Angeles. Aveva divorziato da mio padre 2 anni e mezzo prima e sembrava voler fuggire. Il suo alcolismo stava peggiorando. Un giorno mi fece sedere su un divano. Io ero qui, dove è la mia mano, e lei era qui. Mi disse, ormai hai l'età giusta per scegliere con chi vuoi vivere, con tuo padre o con me. Io risposi, con mio padre. Lei allungò il braccio e mi colpì in questo modo. Io caddi all'indietro, verso la spalliera del divano, rimbalzai in avanti e mi feci un buco in fronte su un tavolino basso di vetro. Il sangue colava sugli occhi e sul viso. La chiamai alcolizzata e puttana e lei mi colpì di nuovo. Così incominciò la maledizione Hilliker. Mi sono augurato la sua morte. Volevo liberarmi della mia ossessione sessuale per lei, del suo rigore. Volevo stare con mio padre, che era più permissivo, e viveva a qualche isolato da qui, in un appartamento orrendo. 3 mesi dopo,
nel giugno del 1958, fu assassinata. Il mio desiderio si era avverato. La maledizione aveva funzionato, o almeno così credevo allora. Cosa successe esattamente? Lei incontrò un uomo quella sera, o forse era una relazione che già intratteneva. Non è mai stato determinato. Ebbe con lui un rapporto sessuale, forse consenziente, o forse fu stuprata. Non è mai stato accertato. Lui la strangolò. Il caso non fu mai risolto. Io ho riaperto l'inchiesta con un detective brillante di nome Bill Stoner per scrivere la mia prima autobiografia, I miei luoghi oscuri, ma non abbiamo trovato l'assassino e non lo troveremo mai. La mia seconda autobiografia, Caccia alle donne, tratta della morte di mia madre e di come sia stata una forza determinante nel mio rapporto ossessivo con le donne. Nell'autobiografia che riguarda sua madre, Caccia alle donne, a un certo punto scrive che l'arte della seduzione e l'arte dello scrivere sono due cose che ha imparato nello stesso momento, come se in qualche modo vi fosse un legame tra la scrittura e il rimorchio. Non so se le due cose siano legate, ma so che sono due cose che mi hanno guidato. L'ho scritto in Caccia alle donne, nel capitolo in cui racconto di essere un giovane scrittore a New York. Affermo che ho perfezionato l'arte della seduzione e tentato di perfezionare l'arte della scrittura simultaneamente. Erano due cose differenti. La mia fissazione con le donne ha influenzato il carattere romantico dei miei romanzi. E il successo e la sicurezza che ho acquisito diventando un autore sempre più famoso mi hanno regalato qualità che le donne ammirano. Sono diventato un professionista e sono diventato un perfezionista. E lo stesso vale per la mia ricerca dell'amore. Le mie prime parole di Caccia alle donne sono affinché le donne mi amino, che è anche il filo conduttore del mio romanzo Il sangue e randagio, parte della trilogia americana. Sono queste le due strade che ho seguito, senza mai riflettere, come un pitbull famelico. E spesso si incrociano, a mio vantaggio e a mio detrimento. A suo vantaggio? Sì, a mio vantaggio perché ho scritto dei grandi libri e a mio detrimento perché ho ferito delle brave donne. Affinché le donne mi amino, ho invocato la maledizione mezzo secolo fa. Essa definisce la mia esistenza sin dal mio 10° compleanno. I suoi effetti quasi immediati mi hanno costretto in un dialogo continuo con mia madre per riparare ai miei torti. Scrivo storie per consolare il fantasma che è diventata. Lei è onnipresente e mai scontata. Le altre donne si impongono con la loro carne e i loro sensi. Hanno le loro storie. La loro vicinanza mi ha salvato molte volte e mi ha permesso di sopravvivere al mio malsano appetito e alla mia folle ambizione. Hanno sostenuto le mie imprudenze e le mie scorrerie. Ho resistito ai loro rimproveri. Il mio talento di scrittore è imperturbabilmente forte e radicato nell'attimo in cui ho desiderato la sua morte e invocato il suo omicidio. Le donne mi danno il mondo e lo rendono per me un luogo sicuro. Non potrò continuare per molto ad andare da loro per trovare lei. La mia volontà ossessiva è vicina al punto di rottura. Devo onorarle e una ad una e distinguerle da essa. La mia ricerca è stata pura e piena di discernimento. È questo a confortarmi oggi. Ci sono sempre elementi di grazia che accompagnano la fame. Questa ricerca è stata un sogno febbrile che oggi devo dignitosamente decodificare. Sono tutte scomparse ormai e senza di esse sono senza corpo. Se parlo di loro con candore, mi risparmiano la loro furia,
il mio aggrapparmi potrebbe diventare carezza a posteriori. Troverò la risposta nei miei sogni e in qualche sprazzo di lucidità. Loro mi troveranno solitario e mi parleranno nel buio. L'assassinio della madre di James Ellroy è il nodo simbolico dei suoi romanzi, di una nerezza incredibile. Questo crimine presenta inquietanti similitudini con un altro assassinio, quello di una stellina, Elizabeth Short, nel gennaio 1947, un anno prima della nascita di Ellroy, un fatto diverso che appassionò i tabloid e divenne noto con il nome di Il caso della Dahlia Nera. Elizabeth Short fu assassinata a Limerick Park. Oggi il terreno abbandonato ha ceduto il posto a case prefabbricate già fatiscenti, una di quelle zone senza anima da cui gli abitanti si apprestano a fuggire di giorno. Ellroy mi propone di farci un giro, un pellegrinaggio in uno dei luoghi diventati l'emblema del furore misogino, dell'odio degli uomini nei confronti delle donne, ridotte a un giocattolo da torturare, da violare, da sacrificare sull'altare del piacere egoistico. Quindi è più o meno qui, da queste parti, che fu ritrovato il corpo della Dahlia Nera. Betty Short. Elizabeth Short, sì. Chi era la Dahlia Nera? Elizabeth Short era una giovane protestante irlandese di 22 anni del Massachusetts. Raccontava bugie enormi, vestiva sempre di nero e conduceva un'esistenza di fantasia e trasformò la sua stessa vita in un'autentica tragedia personale. Arrivò a Los Angeles nel 1943. Aveva 19 anni all'epoca. E visse per qualche tempo con suo padre. Andava matta per i soldati. La Seconda Guerra Mondiale imperversava. Lei mandava lettere a casa in cui raccontava menzogne. Diceva di essere fidanzata. Non era una prostituta, come si raccontò, né un'attrice di film porno, ma rimorchiava ragazzi che le offrivano da bere e la invitavano a cena. Nel gennaio del 1947, quando aveva 22 anni, ritrovarono il suo corpo fra Coliseum a nord e la 39esima a sud, oggi Northern Avenue. Non v'era altro che terreni abbandonati. Tutte queste case sono state costruite a partire dal 1948. C'erano solo campi. Era stata tagliata in due. Gli organi le erano stati rimossi e il suo corpo mostrava segni di mutilazioni e atroci torture inflitte mentre era ancora in vita. Ci sono vari motivi per cui il caso della Dahlia Nera continua ad affascinarci più di 60 anni dopo. Perché il delitto è rimasto irrisolto. Per l'ambientazione romantica di una Los Angeles post-seconda guerra mondiale, per il fatto che 5 quotidiani seguirono il caso più di quanto avessero fatto per qualsiasi altro omicidio, per il lato misterioso di questa giovane donna bellissima, ma soprattutto per la voglia di comprendere il fenomeno di questa misogina violenza. Perché gli uomini odiano così le donne al punto da arrivare a tanto? Come possono provare piacere nell'infliggere sevizie tanto orribili fino ad uccidere una giovane donna innocente? Sentii parlare del caso della Dahlia Nera per la prima volta 7 anni dopo l'assassinio di mia madre. Era come se mia madre ed Elizabeth Short fossero un'unica persona nella morte, metamorfizzate e fossero legate una all'altra per sempre.
Così cominciai ad essere ossessionato dalla vita e dalla morte di Elizabeth Short e la utilizzai come mezzo psicologico per superare il lutto che non avevo potuto elaborare per la morte di mia madre. Sapevo che un giorno o l'altro avrei dovuto raccontare la storia della Dahlia Nera. La storia di una vita può spiegare l'oscurità di un'opera? Con Elroy la questione resta senza risposta, non chiarita. Come gli assassini di Elizabeth Short e di Jean Hilliker. Quello che è certo invece è che Elroy intende esorcizzare il proprio passato per affrontare meglio quello del suo paese. Ma prima di lanciarsi in questo esercizio catartico e scrivere Dahlia Nera nel 1987, prima pietra della sua tetralogia di Los Angeles, Elroy ha attraversato un lungo periodo di tenebre in cui la delinquenza, l'alcol e la droga, intervallati da brevi soggiorni in diverse prigioni della contea di Los Angeles, hanno svolto un ruolo fondamentale. Qual è stato il momento in cui ha cominciato a sprofondare nel vortice della droga e dell'alcol? E in quel momento voleva ancora diventare un grande scrittore? Ho preso anfetamine nel periodo che va approssimativamente dal 1966 al 1977. Erano il motore delle mie fantasie sessuali. Perché desideravo le donne, ma le temevo. Avevo paura di avvicinarmi a loro. Era l'era dell'amore libero e io sentivo di non farne parte, ma le anfetamine mi permettevano di fare questo, spiando dentro le finestre. Eppure non ho mai perso di vista, durante quel periodo, la certezza che un giorno avrei messo tutto da parte e avrei scritto libri. E così è stato. Com'è uscito da questa spirale di alcol e droga? La dipendenza è durata molto tempo? Dio. Andiamo. È vero. È così. Io lo considero un intervento divino. Sono molto credente. Ho trovato Dio al mio fianco in sei momenti diversi della mia vita. Se non sei una persona di fede, se non sei un credente, se sei scettico, non posso convincerti. Ma se hai vissuto le mie stesse esperienze, allora sai di cosa parlo. Dio mi ha salvato in più occasioni. Come sono nati i suoi primi romanzi? Qual era la sua nozione di letteratura all'epoca? Ho cominciato a scrivere perché è quello che ho sempre voluto fare. Non ho mai scritto storie brevi. Non ho avuto un'educazione classica. Non ho mai finito il liceo. Non avevo letto quasi nient'altro che romanzi. E per il 95% erano gialli. Perché i romanzi polizieschi? Perché la morte di mia madre ha acceso dentro di me una curiosità straordinaria per tutto ciò che è criminale. L'unico mezzo di cui disponevo per arrivare a lei in cielo era scrivere libri, un omaggio a lei. Il romanzo poliziesco rispondeva a questa doppia intenzione psicologica e spirituale. E ho saputo come farlo sin dall'inizio, distinto in un solo modo, in prima persona. Un narratore che prende in prestito determinati elementi dalla propria autobiografia. Un giovane alto, magro, con i capelli neri, cresciuto fra Beverly Boulevard e Western Avenue, che ama la musica classica, ossessionato dal caso della Dahlia Nera, che frequenta i country club e l'ambiente del golf. Era questo il mio lavoro. Facevo il portamazze in un campo da golf. Ho messo insieme il tutto, buttato giù una trama e ho scritto il libro. Istintivamente sapevo di che si trattava. Avevo semplicemente talento. Istintivamente? Istintivamente ho creato la trama e l'ho seguita. Oltretutto avevo una grandissima
volontà, la volontà di mantenere la concentrazione. È la cosa che mi riesce meglio di tutti gli scrittori che abbia mai conosciuto. Restare concentrato. Sono nato per riflettere. Ho passato diversi anni disteso da solo al buio a riflettere. Vivo una vita interiore. Sono solo con Dio, solo con i miei pensieri. La solitudine, che mi è divenuta familiare, produce un sentimento di isolamento che non sempre è confortevole, ma ho concepito i miei ultimi 3 libri, Il sangue e randagio, pubblicato nella trilogia americana, la mia autobiografia Caccia alle donne e il romanzo che sto scrivendo adesso, disteso su questo divano. Sia di giorno che di notte, a luce spenta, nella totale oscurità. È il mio dono principale, riesco a pensare, a organizzarmi, a mantenere la concentrazione. Vedo delle immagini, sento lo spirito di Beethoven. Mentre è disteso qui, al buio, cosa le passa per la testa? Penso, prego, rimugino. Assemblo gli elementi per il nuovo libro. Percepisco le emozioni dei miei personaggi. Medito senza mai avere parole che mi attraversino il cervello. I pensieri vanno e vengono. Parto da una storia d'amore in un dato periodo storico. I periodi si incarnano da soli. C'è sempre un dramma poliziesco, un dramma politico. La geografia mi si impone da sola. Un libro appare per poi diventarne 4. Quando è disteso qui, non prende appunti? No. Se qualcosa ha consistenza, e se sono nelle prime fasi del lavoro, so che terrò tutto a mente. L'ideazione della seconda tetralogia di Los Angeles, che sto iniziando solo adesso, consiste nel prendere alcuni personaggi della prima tetralogia, Dahlia Nera, Il Grande Nulla, LA Confidential, White Jazz, e della trilogia americana, American Tabloid, 6 pezzi da 1000, Il Sangue e Randagio, e trasportarli a Los Angeles come persone più giovani nel dicembre del 1941, quando le forze giapponesi attaccarono Pearl Harbor e l'America entrò in guerra. Sta nascendo tutto qui, su questo divano. È dunque qui che James Ellroy concepisce i suoi libri. Libri fluidi che vivono di realismo assoluto, spinto all'estremo, senza riguardi, come se quella fosse l'unica maniera di affrontare la violenza. Il suo metodo di lavoro è sempre lo stesso, quasi di taglio giornalistico, una ricerca documentaristica estremamente lucida, sempre presente nella sua scrittura. Lascio che le cose si costruiscano da sole quando scrivo i miei libri. E nel frattempo mi guadagno da vivere con il mio secondo lavoro per il cinema e la televisione. So che quando arriverà il momento di creare, avrò tutto il materiale che mi serve. Così assumo dei ricercatori per compilare le schede e le cronologie, in modo che io non mi confonda con i dettagli. Dopodiché estrapolo una fiction con personaggi reali e organizzo il tutto. Organizzo, annoto, tramo, pianifico. Il canovaccio dell'ultimo libro che ho scritto, Il sangue e il randagio, era di 400 pagine. 400 pagine? Sì. Solo la bozza? Sì. E poi scrive esattamente quello che ha previsto nello schema? Lo arricchisco per farne un testo. Narrazione in terza persona, dialoghi,
So che la storia è drammaticamente violenta, densa, ricca di nuovi sviluppi, popolata da personaggi molto interessanti. So che i fatti sono veritieri. Ci sono delle pagine vuote negli archivi storici e questo mi permette di romanzare senza che per questo la veridicità di tutto il libro venga messa in discussione. Il fatto di avere uno schema di 400 pagine così dettagliate mi permette di estrapolare e improvvisare all'interno dei confini del testo già esistente e di dare a ogni scena un che di improvvisato. Per quale ragione ha avuto bisogno di riscrivere il passato senza cercare necessariamente la verità storica? François è un miscuglio tra il mio passato personale e il passato storico, sempre. Penso sia un fenomeno normale che la gente si interessi fortemente al passato che precede di pochissimo la propria era cronologica. Io sono nato nel 1948. Quando sono cresciuto e ho cominciato a capire, gli adulti intorno a me parlavano ossessivamente della Seconda Guerra Mondiale. Quest'ultima si è conclusa 3 anni prima della mia nascita e mi perseguitava. Guardavo le foto sui libri. Un processo di trasposizione è avvenuto in me molto presto. Guardavo dentro le finestre, volevo vedere le donne, leggevo libri. Osservavo il matrimonio dei miei genitori sfaldarsi ed era orribile. Cercavo mezzi immaginari per evadere. E una delle prime cose che scoprì fu la storia. La storia vista da Elroy. Niente a che vedere con ciò che pensate di conoscere. Elroy smonta ogni forma di manicheismo, non risparmia nessuno, neanche gli idoli come John Fitzgerald Kennedy, l'FBI o la CIA, la mafia e i piccoli teppisti. Con la sua affascinante trilogia, composta da American Tabloid, 6 pezzi da 1000 e Il sangue e il randagio, che copre gli anni dal 1958 al 1972 e che ha battezzato i bassifondi dell'America, Elroy ha ampliato le dimensioni del romanzo nero. Il suo progetto, di un'ambizione folle, consiste nello scrivere la storia criminale, politica e sociale degli Stati Uniti. Poco più di un decennio in cui la politica sembrava una lotta per il potere e un campo di battaglia in cui regnavano la corruzione, la droga e il sesso. America! Ho spiato per 4 anni la nostra storia dalla finestra. Una lunga inchiesta itinerante in cui ho buttato giù le porte a calci. Avevo la licenza per rubare e la libertà di agire. Ho seguito persone, ho piazzato microfoni, intercettato telefoni e seguito i grandi avvenimenti. Sono rimasto nell'ombra. La mia sorveglianza stabilisce un legame tra l'allora e l'adesso in modo del tutto nuovo. Io ero là. Il mio reportage è confermato da dicerie verosimili e soffiate degli insider. Montagne di documenti scritti permettono di verificarlo. Questo libro si è costruito su documenti pubblici rubati e diari privati. Rappresenta la summa della mia avventura personale e 40 anni di studi approfonditi. Sono al contempo un esecutore letterario e un agente provocatore. Ho fatto ciò che ho fatto e ho visto ciò che ho visto e alla fine mi sono fatto strada attraverso il resto della storia. James Ellroy mi trascina verso uno dei luoghi più importanti della sua trilogia americana, il Pacific Dining Car. Un ristorante come quelli che piacciono a lui, sulle cui sedie si sono succeduti negli anni i padrini della mafia, piedipiatti corrotti del Dipartimento di Los Angeles e politici disonesti.
Qui si sono organizzati complotti a profusione e a volte si incontra anche qualche creatura dei sogni. L'America non è mai stata innocente. È ciò che scrive come prologo ad American Tabloid. Perché sostiene questo? L'America è stata costruita sull'espropriazione delle terre, sul desiderio di libertà individuale di persone che sfuggivano alle persecuzioni in Europa, sui massacri degli indiani, sui bisticci coi francesi e con gli inglesi. Gli abitanti degli Stati Uniti hanno creato una versione della storia e una cronologia secondo le quali l'America perse la sua innocenza quando JFK fu assassinato il 22 novembre del 1963. La genesi di American Tabloid, e quindi dell'insieme della trilogia americana, è stata la mia lettura del romanzo di Don DeLillo, Libra, sull'assassinio di Kennedy, visto attraverso gli occhi dell'uomo accusato della sua uccisione, Lee Harvey Oswald. DeLillo descrive una cospirazione di triplice natura. Alcuni disertori della CIA, non la CIA ufficiale, alcuni esuli cubani di destra e la mafia. E tutto questo ha a che vedere con la perdita, da parte della mafia, dei profitti del gioco a Cuba e con la salita al potere di Castro. Così ho concepito un racconto che si sviluppa attraverso 5 anni, in cui i segni precursori della cospirazione cominciano a ribollire con Pete Bondurant e Ward J. Littell nel 1958. Dopodiché Castro prende il potere e Kennedy viene eletto. E qui il libro si chiude, fermandosi proprio alla vigilia dell'assassinio di Kennedy. E ho ritratto Kennedy per come era. Aveva tradito gli esuli cubani. Aveva stretto accordi segreti con il crimine organizzato che aveva poi tradito. E in base alle sue regole di vita, era stato un ingenuo e un traditore. Ed è morto. Quindi cos'è l'uccisione di Kennedy in realtà? L'assassinio più esageratamente magnificato, romanzato e analizzato al mondo dovuto a una banale controversia commerciale. Quello che voglio dire al lettore scrivendo American Tabloid è: mettiti l'anima in pace, l'America non era innocente prima, non lo è mai stata e non lo è di certo oggi. Quando iniziò American Tabloid, sapeva già che si sarebbe spinto anche oltre con 6 pezzi da 1000 e poi con Il sangue e il randagio, i 2 volumi seguenti che coprono gli anni fra il 1963 e il 1972, cioè l'assassinio di Bobby Kennedy, l'assassinio di Martin Luther King, ma anche con Edgar Hoover fino alla sua morte nel 72 e il modo in cui dette inizio al processo che culminerà nel Watergate. No, è stato solo a 2/3 del primo libro American Tabloid che ho avuto l'idea per il secondo libro, 6 pezzi da 1000, e per Il sangue e randagio. Gli anni 60, in cui avevo vissuto quando ero ragazzo, restavano nella mia immaginazione come un decennio di grandi cambiamenti in cui tutto era in fermento in America. Volevo prendere gli elementi storici e tesserli in una trama coerente e cospiratoria, popolarla di personaggi reali e personaggi di finzione, e ancora una volta, su di una scala geopolitica che superava i confini di LA. Volevo riscrivere la storia a modo mio. La trilogia americana è quindi legata alla parte oscura degli anni di Kennedy, Johnson e Nixon. Elroy mette in scena una galleria impressionante di personaggi più o meno ispirati ai suoi incontri. Ma ce n'è uno che spicca sugli altri, l'inamovibile direttore dell'FBI, Edgar Hoover. Figura solforosa
e imprescindibile della storia americana. Hoover era un piccolo burocrate che ottenne un grande potere attraverso la collezione di dossier compromettenti su celebrità e politici grandi e piccoli. Ce li aveva davvero quei dossier? E a che livello erano dettagliati? Onestamente non saprei. So solo che era attivo nel campo del sabotaggio militare, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, che tormentò molte persone innocenti di sinistra e che affermò falsamente che la criminalità organizzata non esisteva. Robert Kennedy smentì questa menzogna. Circolano molte voci su Hoover che fosse attivamente omosessuale, ma io non ci ho mai creduto. Che fosse una drag queen e andasse al Waldorf Astoria travestito da donna, ma non credo nemmeno a questo. Era troppo cauto. Credo che fosse un omosessuale casto, che avesse un debole per gli uomini, ma che non abbia mai avuto rapporti né con uomini, né con donne, né con animali. È per questo che gli ho dato una voce da carognetta ipereffemminata, voce captata dalle intercettazioni telefoniche nei 3 volumi della trilogia americana, e con il deperimento e la demenza che avanzano, commette sempre più gaffe, dice cose incoerenti e diventa sempre più buffo. Lo descrivo per divertire. Parlava davvero così? No. Ma è un romanzo. Fino a che punto era implicato nell'assassinio di John Kennedy, nell'assassinio di Bobby Kennedy e in quello di Martin Luther King? No, io non credo che lo fosse. Se sapeva? No. Non saprei dirlo. Quando il romanziere si mette a riscrivere la storia, fin dove ha il diritto di spingersi? Fin dove vuole. Nessun limite? Nessun limite. Ciò che amo del romanzo, e a ragione mi considerate un megalomane, è che c'è un solo autore, una sola intelligenza creatrice, nessun limite di forma e l'immensità della storia. Mi sembra, riprendendo la sua trilogia, che Il sangue e il randagio sia il primo dei suoi libri in cui le donne sono importanti, anche se a volte sono rozze, a volte bugiarde, a volte per niente dolci, eppure incarnano una forma di redenzione. Le donne sono sempre state una redenzione. Mai fino a questo punto. Le donne di Il sangue e il randagio hanno un ruolo di prima importanza, ha ragione, in un modo che non avviene negli altri miei romanzi. È il libro più romantico che io abbia scritto. E l'eroe supremo è un detective privato, un mio amico nella vita reale, Don Crutchfield, che ha 12 anni più di me, mentre nel mio romanzo Il sangue e il randagio ne ha soli 3 in più. Era bravissimo a seguire le mogli e i mariti adulteri negli alberghi a ore. Scattava foto ai fedifraghi e veniva regolarmente assoldato da alcuni avvocati specializzati in divorzi e dai detectives. Nel mio libro si imbatte in un complotto dove dovrà seguire un estremista di sinistra di nome Joan Rosenkline. Era un voyeur, proprio come lo ero io, ad Hancock Park. Lui rappresenta me, l'eterno bambino perduto alla ricerca di una figura femminile forte. Per lei, qual è il ruolo delle donne? Non nella vita, nella storia e nei suoi romanzi. Sono muse, sono la salvezza, la redenzione.
un modo per rivolgermi a mia madre morta. Sono stato guidato per tutta la vita dall'idea di lei, della donna, dell'altra. Io sono il figlio di una madre assassinata, finito alla deriva nel mondo. Sono il figlio di una donna alta, coi capelli rossi. Qual è una buona giornata di lavoro? Quante ore? Quante pagine? Quanto al testo in sé, alla scrittura del libro in sé, 12 ore di lavoro per 9 o 10 pagine scritte a mano. Io arrivo anche a 50 pagine. Ma non passo alla frase successiva se la precedente non mi sembra perfetta. Arrivo a 50 pagine e correggo con l'inchiostro rosso. Poi le ricevo dattilografate e le correggo di nuovo con l'inchiostro rosso e vengono di nuovo dattilografate. Dopodiché, se è un manoscritto di 1000 pagine, come nel Sangue e Randagio, devo rifarlo 20 volte, 50 pagine per 50 pagine. Passo molte notti sui miei appunti per verificare che il libro abbia una coerenza logica, drammatica e violenta. Ha mai conosciuto la crisi dello scrittore, il famoso blocco, la paura della pagina bianca? No, ci sono periodi in cui non ho voglia di scrivere e tento di fare cose produttive, come l'esercizio fisico, vado a correre. Ma ho fatto molti sacrifici per raggiungere la perfezione. Ho 63 anni. L'amore mi ha trovato finalmente piuttosto tardi rispetto ad altri. Ma sono contento di non aver mai messo su famiglia. Sono contento, col senno di poi, che i miei due matrimoni siano falliti e di non aver mai avuto figli, perché i figli mi avrebbero fatto impazzire e avrei perso concentrazione. Da dove viene la sua concentrazione, che deve essere a prova di bomba? Viene dalle privazioni della mia infanzia e dal sogno infantile di diventare un grande scrittore. Inizialmente corrispondeva a una stupida idea dell'identità. Volevo essere un grande scrittore per avere una bella casa, un'auto sportiva, bei vestiti ed essere pieno di ragazze. Ma è una cavolata. In realtà è solo quando volevo scrivere grandi libri e avevo storie particolari da raccontare che sono stato capace di togliere la sicura e cominciare a scrivere per davvero. Togliere la sicura e scrivere per davvero, per James Ellroy, si traduce in questo credo, che ritroviamo sfogliando una pagina di A caccia di donne. Non aspettare nulla, rischiare tutto, dare tutto. Ecco cosa vuol dire. Si può garantire la qualità del lavoro, ma non si può scrivere per altri, prevedere le vendite o assicurarsi i consensi della critica. Bisogna scrivere per se stessi e per Dio. Tutto ciò che accade oltre a questo è al di fuori del tuo controllo. Vai e promuovi il tuo libro. Ecco perché viaggio in tutto il mondo. L'altro mio credo
La definizione di me stesso come uomo è la seguente. Amo competere. Detesto perdere. Non mi importa di essere ferito e non mollerò mai. Questo credo ha guidato Elroy per tutta la sua vita da scrittore, ma questo non ci impedisce di constatare una netta evoluzione nelle sue opere. I primi romanzi non hanno ancora lo splendore grezzo della trilogia americana, di una perfezione glaciale, né della tetralogia di Los Angeles. L'unico punto comune a tutti questi libri è Los Angeles, matrice dell'opera di Elroy. Los Angeles appare in qualsiasi epoca come la città di tutti i vizi, una città triste, putrida, depravata, di cui Elroy esplora i bassi fondi. Sono dei noir? Forse. Opere shakespeariane, in realtà, oltretutto è sotto il patrocinio di Shakespeare che si apre la trilogia di Lloyd Hopkins, questo sergente di Los Angeles sopraffatto dalla follia. Le piante di lauro nel nostro paese si sono seccate, meteore fanno tremare le stelle fisse del cielo, la pallida luna appare in terra rossa come il sangue e allampanati indovini mormorano di tragici mutamenti. Shakespeare, Riccardo II. Torniamo alla trilogia di Lloyd Hopkins. Non è riuscita ad arrivare a 5 libri. Si è stancato, ne ha scritti 3, oltretutto piuttosto buoni, in uno stile molto diverso da quello che sarà il suo stile nella tetralogia di Los Angeles e sicuramente nella trilogia americana. Chi è Lloyd Hopkins? Cosa voleva farne all'epoca di questo personaggio? Amavo i serial killer, gli psicopatici sessuali, scritti in modo contemporaneo. Ed ero pressato dal mio editore che voleva crearsi un personaggio ricorrente. Così immaginai Lloyd Hopkins, un detective della polizia criminale di Los Angeles, drammaticamente stimolato dalle donne. Le strade dell'innocenza, perché la notte, la collina dei suicidi. Sono tutti libri che ho scritto in preparazione di Dahlia Nera. È come se per Elizabeth Short, la Dahlia Nera, il celebre caso di omicidio del 1947, avvenuto un anno prima della mia nascita, io fossi stato l'uomo che aveva conservato la propria verginità per la donna che voleva sposare. Lloyd Hopkins non mi bastava. E ciò a cui mi sono appassionato in realtà non era la Dahlia Nera, ma il romanzo storico. Direbbe che questi libri su Lloyd Hopkins sono dei buoni libri? Non sono dei grandi libri. I grandi libri cominciano da Dahlia Nera. Per lei, qual è la differenza tra buoni libri e grandi romanzi? È la profondità emotiva a distinguere un libro più o meno buono da un grande libro. I grandi libri devono avere una profondità emotiva. Devono contenere una grande storia d'amore. Io sono un romantico, provengo da Beethoven. Provengo dal romanticismo classico. Non conosco bene i miei predecessori letterari, ma posso dirti quali sono gli dèi della musica che mi hanno ispirato. Beethoven, Bruckner, Liszt, Rachmaninoff, Wagner. Quando lo senti, lo sai. È qualcosa di grande, di grandioso, di densamente strutturato, che fa esplodere tutte le forme esistenti e diventa coerente intorno a una passione che unifica il contenuto e la forma. Me lo ripete che è un romantico? Lei, che è lo scrittore che più tratta di omicidi, violenze, rapimenti, complotti e pochissimo di redenzione? Sì, io sono il grande autore romantico di questa generazione americana. È vero, scrivo di crimine, di rapporti illeciti, di droga, di compromessi politici. Ma in seno a tutto questo c'è sempre una forza redentrice. Il mio tema principale sono i cattivi ragazzi innamorati di donne molto forti. E c'è sempre una redenzione,
c'è sempre un cambiamento sconvolgente, una raffigurazione cristiana della salvezza. Ma prima di arrivare a questa redenzione, si va in fondo fino all'abiezione. L'unica maniera di uscirne, di conoscere il paradiso, è aver conosciuto prima l'inferno. La drammaticità si basa su questo, sui cambiamenti personali radicali. La viltà che si trasforma in coraggio. L'ossessione sessuale che parte dal sordido per finire con l'amore fisico profondo è alla base della finzione morale. E io sono un moralista. Un moralista, ma che non si preoccupa di piacere, che si barcamena continuamente fra il politicamente scorretto e le provocazioni. I due personaggi fanno discorsi eccessivi, razzisti, omofobi, al punto che a volte Elroy viene accusato di non nascondersi bene dietro ai suoi eroi. Molti dei suoi lettori potrebbero dire: in Elroy c'è un razzismo orribile, una xenofobia totale, un odio verso gli omosessuali e i gay. Cosa risponde a chi la vede in questa maniera? Direi: me ne infischio di cosa pensate. Leggete i miei libri e se non vi piacciono, non leggete né altri. La lettura dei miei libri non è obbligatoria. Trovo davvero buffo che sono molto più letto in Francia che nel mio paese, che i miei libri siano tradotti in francese, lingua che io non parlo. È qui che il politically correct, l'intero concetto di discorso liberale, si traduce in censura per scrittori come me. Coloro che sono politically correct vogliono che i loro razzisti e i loro omofobi siano ben definiti. Ma nei miei eroi il razzismo e l'omofobia sono attributi fortuiti, non caratteristiche determinanti. C'è gente che vorrebbe far credere che raccontare una barzelletta razzista o omofoba, o che dire pederasta o negro, sia un delitto grave quanto il linciaggio di un nero. È delirante. E infine, me ne infischio di chi pensa male di me, perché il consenso positivo che ricevo è altissimo. Red Fox disse: Scotty ha fatto del sesso con un porcospino. Devo dirvi, branco di cretini, che era un porcospino femmina, per cui non ci vedo nulla di perverso. Ah, ah, la folla rideva con gli occhi appannati. Dei criminali hanno fatto fuori Scotty. Sballiamoci e mettiamoci a lutto. Il parcheggio degli automobilisti, luci natalizie fuori stagione e banderuole in tessuto scozzese, alcol e barattoli di caramelle piene di farmaci, ne andrete matti. Fidanzata numero 3 rideva, fidanzata numero 2 stringeva fra le braccia Frau Scotty, Phil Irving lanciò in aria una metanfetamina, Chick Weiss l'afferrò al volo con la bocca, Pat Brown strizzò gli occhi. Cosa ci faccio qui? Elroy è innanzitutto uno stilista. Ha perfettamente compreso che non poteva raccontare la storia del XX secolo e della sua città, le sue storie così violente, se non inventando una lingua capace di sublimare il semplice svolgimento del racconto. Frasi corte, uno stile a scatti, quasi telegrafico, liberato da ogni convenzione e, malgrado questo tono lapidario, secco e preciso, un'innegabile liricità. È nella trilogia americana, vero rullo compressore al quale nulla resiste, che costruisce come una nebulosa, che fa esplodere al meglio questa prodigiosa inventiva. Come sono nati i diversi livelli di linguaggio presenti in questa trilogia? Perché la cosa incredibile è che distrugge completamente la struttura linguistica e utilizza
costruzioni stilistiche assolutamente diverse da libro a libro e a volte persino all'interno dello stesso libro. American Tabloid è stato scritto in uno stile perfettamente chiaro, ma secco. Volevo descrivere precisamente le paranoie e le frontiere mobili dell'America degli anni Sessanta con uno stile telegrafico che assomigliasse a un flusso di coscienza, ma che non fosse lo stesso per i tre personaggi, Pete Bondurant, Walt J. Littell, Wayne Tedrow Jr. La mia seconda moglie, Ellen Knod, mi fece una critica molto giusta su Sei pezzi da mille. Lo trovava brillante, ma diceva che era troppo breve nella presentazione per essere un testo così complicato. E penso che avesse ragione. Penso che il libro non sia riuscito. Così, quando ho cominciato a scrivere Il sangue randagio, ho voluto un testo pieno di spiegazioni, di dettagli, perché è una storia che poggia più sull'emozione. E il romanzo che sto scrivendo adesso, il primo della seconda tetralogia di Los Angeles, sarà ancora più esplicito, con una trama ancora più completa. Con quattro parti invece di tre. Tre punti di vista maschili in terza persona, un punto di vista femminile in prima persona. E così, come ha detto Ross MacDonald, alla fine io possiedo il mio luogo di nascita, Los Angeles. Sono nato in un ospedale a un isolato da qui. E citando di nuovo MacDonald, alla fine possiedo il mio luogo di nascita e sono posseduto dal suo linguaggio. Come immagina la sua morte? Brutale e violenta come quella della maggior parte dei suoi personaggi? No. Voglio morire serenamente. Da molto, molto vecchio. Passando all'altro mondo. Semplicemente così. Voglio andare dall'altra parte delle nuvole. Ritrovare tutte le persone che ho amato. Svelare tutti i segreti che non ho potuto conoscere, i segreti della storia mentre ero in vita, durante i miei 110 anni corporei sulla Terra. E voglio salvare la mia curiosità sulla vita terrena per tutta l'eternità. E così sarà. Beh, lo spero. E glielo auguro. Sì, anch'io. James Ellroy passerà, grazie alla letteratura, dalle stalle alle stelle. Di Los Angeles, città popolata da fantasmi, ha riscritto la storia. Di questo ventesimo secolo tumultuoso ha riscritto l'avventura. Il bambino perduto che desiderava la morte di sua madre e vede il suo desiderio realizzarsi, che ha attraversato le ombre prima di metterle in finzione, questo bambino si è trasformato in uno dei romanzieri più importanti del suo tempo. È riuscito a far sua la frase di Ludwig van Beethoven, il suo idolo: «Voglio afferrare il destino per la gola». È la tempra di uno spirito forte e anche quella di un grande scrittore.